Seduto in quel caffè io non pensavo a te. La la Meno male, la la. meno male. Scusami, mi stavo esercitando, Sì? Come mai queste canzoni così, come dire, storiche della musica italiana? perché un uccellino mi ha detto che incontriamo qualcuno Ah, di l'uccellino, importante. Sì, l'uccellino, certo. sì. Insomma, sì, hai ragione. La canzone che hai provato a strimpellare questo No, no, frangente. no, ho cantato in maniera splendida. Splendida, va bene, d'accordo, noi battiamo le mani tutti insieme. Beh sì, in effetti era la canzone di Maurizio Vandelli che fra poco ci collegheremo con lui da remoto perché è in promozione con il suo ultimo singolo intitolato Un'avventura, che è la mitica canzone di Lucio Battisti che Andrea Bonzio non canterà in Sai cosa questo ti dico? Vado momento. subito, così gli faccio sentire Allora come rilancio va subito la intorno. sigla perché mi tappo le Sigla? orecchie. Ciao, ciao, Sigla, ciao, ciao, sigla. sigla, sigla. È un grande piacere ospitare, seppur da remoto, un pilastro della musica italiana, Maurizio Vandelli. Ciao, da tanti anni. Già sono un po' fuori peso, se mi dai anche del No, non è pilastro. vero, ma non è vero assolutamente. Mi dai del pilastro, ciao Daniele. Come va? E insomma, va con 3 anni di pandemia, la guerra e tutti i cavoli che ci sono in giro. Sai che è un casino, nel nostro mestiere è un casino, insomma. Eh sì, assolutamente. Più quando vai al supermercato a fare la spesa, altro casino, insomma, vedi che è raddoppiato tutto, un casino. Siamo affogati nei casini, cioè qua proprio non c'è speranza di risollevarci un attimo, praticamente. Però ci risolleviamo con la musica. Beh, è già qualcosa. E ascoltando un po' tra le varie proposte musicali, io, vabbè, sono degli anni 70, sono nato negli anni 70 e non posso non amare Battisti. E questo brano, Un'avventura di Battisti, rifatto da Maurizio Vandelli, insomma, ci riporta nel bel canto, nella belle époque della musica italiana. Nella bella composizione, insomma, oltre che cantare in una maniera unica, Lucio era un grandissimo compositore, perché diciamo che era un periodo fortunato per tutti e due, sia per Lucio che per Mogol, che scriveva dei testi da paura, non scriveva dei testi, scriveva delle sceneggiature per film, incredibile. Come hai pensato di omaggiare Lucio Battisti e comunque anche Mogol in questa ultima versione di Un'avventura? So che comunque hai collaborato anche molto tanti anni fa Con con lui, Battisti, certo. sì, ricordiamo anche i Ma brani. guarda, guarda, ti spiego, nei primi periodi, quelli proprio pesantissimi della pandemia, incontravo gente triste, con le lacrime agli occhi, che non aveva più voglia di far nulla, gli occhi lucidi addirittura. Allora dico che io devo fare qualcosa per loro, cioè il prossimo concerto che faccio, la prossima operazione che faccio, voglio farli veramente cantare. Allora mi sono inventato questa operazione che è libro più due CD, uno cantato da me e uno solo le basi, quindi lo chiamano karaoke, anche se non mi viene la pelle d'oca a dire karaoke. E nel concerto, invece che partirò, ho già fatto 5 date, ma partirà ufficialmente nel 2023, ho un gigantesco schermo di 8 metri alle Wow. spalle, con video, ma tutti i testi, tutte le parole, eccetera. Più ci sono degli ospiti, miei amici, che interagiscono con me dallo schermo, cioè le Ali canta con me, che ne sai di un bambino che rubava? Io rispondo. Molto bello. È una Praticamente cosa al passo sui proprio. tempi dal punto di vista anche tecnologico, cioè non è solo una Sì, cosa. no, a me piace la tecnologia, è sempre piaciuta, per cui. Cioè, poi fino al punto che posso permettermela, perché la tecnologia, ragazzi, costa l'ira di Dio. Sì, assolutamente. E sì, poi a parte quello, ecco, mi è venuto questa voglia di fare di emozionare la gente, di fare un regalo alla gente, e ho già fatto 5, ti ripeto, 5 date, chiamiamole di prova, 5 date fino all'estate scorsa, scorsa di quest'anno, e ho visto che io posso anche scendere dal palco. Potrei scendere dal palco e la gente va avanti a cantare da sola col gruppo, che sarebbe una cosa proprio emozionante. Cantano come delle urlano più che Ah, sì. cantano.
Tra l'altro hai parlato, no, del karaoke. Se ci pensiamo bene, durante le serate karaoke, anche nelle pizzerie così, sono sempre le canzoni anni 60-70, quelle che si cantano più volentieri anche da coloro che non hanno vissuto direttamente quegli anni. Quella Sì, stagione è stata veramente pazzesca. sono quelle con i testi più conosciuti. Io addirittura li ho anche scritti su sto schermo gigantesco, per cui se non cantano li fucilo tutti dal palco. No, ma cantano in una maniera, ti ripeto, potrei scendere dal palco che il concerto andrebbe avanti tranquillamente. Quindi presto tante date per cui possiamo venire a trovare il nostro grande Maurizio. Lo È spero. certo, assolutamente, così ci facciamo tutti una bella cantata. Hai qualche altro progetto in futuro in serbo per noi? Qualche ospitata, qualche cosa dove possiamo venirti anche a vedere Daniele, dal vivo? sei cascato in una trappola che non conosci. Ma Allora, io. io ho sempre detto che giornalisti o persone che mi intervistano, che chiedono a me delle cose, che mi chiedono la famosa frase progetti per il futuro, io ho il vaffa pronto, No! perché alla mia età, aspetta, alla mia età dire progetti per il futuro viene da togliere le mani dall'alto e fare altri gesti. Dai. No, ma noi siamo in super salute, quindi praticamente noi esorcizziamo tutto, noi dobbiamo sempre guardare avanti, perché chi si ferma è perduto. Eh beh, Ebbene, minimo. quindi un'avventura, cercatela su Spotify, andate anche a comprare il disco, andate, ascoltiamo Libro più due CD. libro più due dischi, mi raccomando, perché è molto importante sostenere la musica italiana, la bella musica italiana, quella che ha fatto la storia di questo paese musicalmente parlando. Che dire, Maurizio, sei stato gentilissimo, ti ringrazio e quando magari capiti a Brescia in una delle tue prossime tournée, perché nel corso di tanti anni le farai sicuramente, ti aspetto qua negli studi di Radio Bruno. Daniele, spero di vederti, di incontrarti e di salutarvi direttamente dallo studio. Ciao a tutti gli amici di Radio Bruno. Ciao Daniele, grazie mille. Un abbraccione! Ciao Anche a Maurizio! voi, anche a te, ciao.